Buongiorno, buongiorno e buon sabato 2 gennaio, già giornata di vigilia. Si riparte domani alle ore 18, arbitro Pasqua con Benevento Milan. Oggi è giornata importante perché alle 11:30 l'allenamento che deve chiarire a Pioli l'ultimo dubbio che riguarda Castillejo. Dovesse farcela, la formazione è fatta. Poi alle ore 14 conferenza stampa dello stesso Pioli. Dico formazione praticamente scontata con Donnarumma, con Calabria, con Kjær, sì, proprio Kjær, Romagnoli, Dalot, non c'è Theo Hernandez squalificato, Kessié Tonali, Castillejo, se recupererà come sembra, Çalhanoğlu, Rebic, Leao. Questa è la formazione che dovrebbe affrontare il Benevento. Ma lascio il dubbio Castillejo e mi sono informato e ho detto, però non c'è Selemaker almeno per 3 settimane, sempre Castillejo, quale potrebbe essere l'alternativa? E quando ho pensato, mi sono informato, dovrebbe essere lui, ho detto, ma parliamo sempre dei grandi campioni di questo Milan, Donnarumma, Kjær, Romagnoli, Theo Hernandez, il centrocampo, ma ci sono dei giocatori che hanno fatto le fortune di questo Milan in questo inizio di stagione. Certo, non sono giocatori che arrivano, che escono dalla panchina dalla grandissima caratura internazionale, non sono giocatori costosi che giustamente le squadre in questo momento a livello tecnico più attrezzate possono sfruttare, però ci sono anche altri fattori che possono aiutare Stefano Pioli grazie ai suoi giocatori. Intanto quel lui, non mi dimentico dell'argomento e del tema, quel lui che potrebbe andare al posto di Castillejo e di Selemaker, che in questo momento è assente, è sempre lui. È l'uomo per tutti i ruoli, parliamo di Brahim Diaz, parliamo del folletto andaluso ed ecco per questo motivo volevo parlare in questo video di vigilia di questi giocatori preziosi come posso dire, come un gioiellino di Fabergé, l'ovettino di Fabergé. Fabergé era l'orefice degli zar. Carl Fabergé, prezioso come la saliera di Benvenuto Cellini, che è custodita all'Historisches Museum di Vienna. Questi sono preziosi come una sella di Thierry Hermès, come un carré di Thierry Hermès. Questi giocatori preziosi. Loro sono i giocatori ai quali ricorre Stefano Pioli nei momenti di difficoltà e non hanno mai deluso. Chi lo conosceva a fondo, mi metto anch'io, Diogo Dalot. Chi? Io non lo conoscevo molto. Sapevo che il Manchester e Mourinho si erano innamorati di questo giocatore sulla fascia, dal costo elevato. Si è presentato a sinistra, pensavamo che fosse utile per la destra della difesa del Milan e ha giocato una grande partita al posto di Theo Hernandez, grandissima addirittura contro lo Sparta Praga a San Siro. A un certo punto della stagione il Milan perde tutti i difensori centrali, non sono in grado di entrare ancora Musacchio e Duarte. E allora Pioli, chi inventa lì, o meglio non inventa, l'aveva studiato, non inventa nulla Pioli, non lascia mai nulla al caso Stefano Pioli. Pierre Grifondoro Kalulu, che sembra arrivare dalla scuola di magia di Harry Potter, e improvvisamente personalità, sicurezza. Un altro giocatore che è arrivato al momento giusto, addirittura realizzando un gol contro il Genoa, un gol importante, e entra in campo e come se fosse sempre entrato. Parliamo di Auge, il principe dei fiordi,
4-5 gol in questo inizio, in poche partite. In queste ultime ha fatto un po' fatica, ma è un ragazzo sul quale si può sempre contare, sul piano dell'impegno, della bravura. Chiaro che giocare dal primo minuto per un giocatore abituato a essere titolare pur in Norvegia è diverso che entrare nel corso di una partita quando il treno è già in corsa e tu devi afferrarlo per non perdere i momenti importanti del match quando hanno bisogno di te. E parliamo proprio anche di Brahim Diaz. Brahim Diaz, quando non c'è Çalhanoğlu, lo mettono lì. Quando lì sulla fascia di sinistra non c'erano Rebic, sempre Pioli è ricorso a Brahim Diaz. Giocatore che fa fatica nelle aree affollate, nei centrocampi affollati, perché ancora a volte viene tradito dalla sua voglia di bellezza, dalla sua voglia del dribbling bello per chiudere, come contro, quando gli ha dato quel pallone contro il Celtic a San Siro, quel tocco delicato. È un altro giocatore che quando Pioli chiama risponde sempre. Pioli lo sa, non ha problemi. Ecco perché potrebbe inventarlo nella fascia più delicata del Milan, nel ruolo più delicato, l'equilibratore, dicevo nel video precedente, perché il giocatore di fascia destra è quello che deve equilibrare quando il Milan va avanti con i Rebic e Leao, con i Rebic e Ibrahimovic, in caso di attacco avversario devi equilibrare il centrocampo per dare una mano. E Brahim Diaz, giocatore oltre che tecnicamente sopraffino, con i piedi morbidi come le mani di Chopin, lui è un giocatore in grado di mettere sacrificio, di masticare filo spinato, non solo miele, non solo purezza, ma sa anche usare la grinta e lo spirito di sacrificio necessario, che a volte i talentissimi fanno un po' fatica a mettere in campo. Lui riesce a conciliare anche talento e sacrificio. Questo è un bene del Milan che troppe volte abbiamo dimenticato: i ragazzi della panchina, i ragazzi del muretto. C'era un film una volta, mi sembra di ricordare, credo, ma, e magari mi sbaglio, mi scuso con i cinefili, ma i ragazzi della panchina sono un altro pregio, un altro vanto di questo Milan di Stefano Pioli. Riesce sempre a stimolarli. Per non dimenticare Di Colombo, che è entrato, ha realizzato anche un gol, giocatore ancora immaturo, forse ai grandi livelli, ma sui quali giurano tutti. Per non parlare di Daniel Maldini, che si è sacrificato in Portogallo in un ruolo non suo là, a difendere tutti i palloni che arrivavano dalla difesa dal centrocampo per cercare di alimentare. Giocatore che si mette giù la testa, certo, gli piace anche, ha una tecnica direi di grande livello, una tecnica eccellente, e quindi cerca di sfruttarla, gli piace, senza esserne schiavo. Altro giocatore che Pioli mette in campo senza problemi, senza paura. Questo è un altro bene prezioso di questo Milan. Se questo Milan è lì, merito di Pioli, di Kjær, di Ibrahimovic, c'è Donnarumma, del grande Calabria, del centrocampo, di Çalhanoğlu, Cialda Croccante, ma questi ragazzi della panchina non tradiscono mai, perché hanno fame, hanno voglia e hanno già dentro un grande DNA di Milan. Ed è un altro delle rivelazioni di questa stagione, il fattore panchina. Quando vengono chiamati, loro rispondono sempre sì a Pioli, ai compagni, ai tifosi, a tutto l'ambiente del Milan, i ragazzi della panchina. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.